chi ha detto che per fare impresa nel tech bisogna per forza essere in Silicon Valley? Io oggi vi porto in Italia e vi porto a vedere questa azienda che probabilmente avrete già sentito. Si chiama Trendevice. Andiamo a scoprirla insieme. Trendevice e ricondizionato sono due parole che compaiono spesso nella stessa frase. Ed è giusto così, perché Trendevice fa proprio questo: acquista dispositivi usati e li ricondiziona. In pratica li testano, poi se serve li aggiustano e infine li rivendono. Per capire come funziona tutto il processo, sono venuta in provincia di Avellino. Il mio cicerone di quest'oggi è Cosimo Corda ed è grazie a lui che nascono e si evolvono le procedure di riparazione. Cosimo, ma questo posto è gigantesco, cosa c'è di qua? Dopo ti porto di là. Adesso... Scusa, non volevo disturbare. Senti, cosa succede? Cioè, noi uno dei telefoni arriva qui, cosa facciamo? Allora, ti faccio partire proprio da qua, che è l'area test. Quindi okay. È tutta la zona dove vengono portati tutti i dispositivi. Ti ci porto in questa stanza. Vai. Qui abbiamo tutta la parte dove... vengono raccolti tutti quanti i prodotti, quindi tutti i dispositivi che ci inviano, e inizia la magia, quindi inizia la fase di test. Suonano il piano qua, c'hanno 10 telefoni, fanno così. Sì. E cosa fanno? Attivano il dispositivo tramite un software. Ok. Ok, che aiuta l'operatore a testare il dispositivo. Mediamente l'operatore è in grado di testarne circa 10 insieme e il software registra tutto quello che è il dispositivo, cioè tutte le sue parti. Ci sono tutti i dispositivi che sono collegati, dove prendiamo tutti quanti i dati essenziali, frame e seriale, e abbiamo la possibilità di verificare se il dispositivo è in blacklist, se c'è il trova il mio iPhone attivo. Aspetta, che significa che è in blacklist? In blacklist significa che il dispositivo, per esempio, è stato rubato e qualcuno ha provato a vendercelo, magari. Perché succede? Può succedere. Può succedere, okay. Però abbiamo i nostri mezzi per controllare questo e quindi sappiamo poi cosa fare. E oltre a questo abbiamo la possibilità di sapere se c'è attivo il trova il mio iPhone e anche il profilo MDM, quindi se è un dispositivo aziendale. Ok, che altro fanno poi qua? Allora, qui testano tutto il dispositivo, quindi vanno a controllare tutte quante le parti del dispositivo, fra luminosità, phase ID, suoni, audio, lettura SIM, perché una cosa che facciamo è inserire la scheda SIM all'interno di ogni singolo prodotto per verificarne il segnale, quindi per controllare che il prodotto effettivamente legga la rete 3G, 4G e anche 5G, nel caso di quelli che supportano. Io prima l'ho 5G. Vista fare una roba tipo... Sì. Così, cosa facevano questa cosa? Qui sostanzialmente... Mi è piaciuto tantissimo. Sì, è vero. Qui sostanzialmente suonano un po' la batteria, più che altro per sentire, per vedere se i microfoni percepiscono l'audio. Ah, okay. Quindi è un test che viene effettuato per la percezione dell'audio. Poi ci sono gli altri test che invece vanno a verificare la qualità del suono e quindi la pulizia del dispositivo. Una volta che finiscono qua, che cosa succede? Una volta che finiscono qui, i dispositivi si dividono in due strade sostanzialmente. Ok, una, una di là e una di qua. Una di qua, perfetto. Allora, la prima strada che prendono, che possono prendere, è quella lì dove il dispositivo non deve subire riparazioni, non deve subire variazioni. Quindi è un prodotto che noi abbiamo acquistato ed è pronto già così per essere ricondizionato sulla parte finale della pulizia e igienizzazione. Ovviamente tutti i prodotti, una premessa, vengono resettati e ripristinati. Importante. Sia prima della vendita e sia in fase di arrivo. Quindi anche quando il cliente ci invia un prodotto con i suoi dati, anche se è il codice, a noi questo non interessa perché andiamo a resettarlo, quindi non entriamo proprio all'interno del dispositivo. Voi chiedete che siano già formattati. Esatto. Poi qualcuno non lo fa, esatto. E dovete farlo voi. Esatto, inviamo anche una guida per fare questo. Ah, okay. Quindi spieghiamo proprio tutto all'utente ancora prima che ce lo invii. Grazie ragazze, buon lavoro. Ma quindi Cosimo, scusami, io vado sul sito di Trendevice, sì. Voglio vendere il mio telefono, quindi okay. Dico che... Posso andare di qua? Di qua. Marca e modello, quindi... Marca, modello, giga, colore, informazioni base. Poi cosa succede? Dalla parte, diciamo, amministrativa, quindi dalla parte di controllo, ogni cliente viene chiamato. Ah, pure? Sì. Ok. Viene chiamato, gli vengono chieste se le informazioni che lui ha inserito sono corrette, quindi sono veritiere, e oltre questo... Diamo anche le informazioni al cliente per il ripristino e quindi per cancellare anche il prodotto dai cloud e trova il mio iPhone. Ah, quindi date tutte le istruzioni. Diamo tutte le istruzioni. Se non succede, poi lo fate voi. Esatto, sì. Ok. Questa zona invece mi dicevi cos'è che era, che non mi è chiaro. Cioè... Allora, questa zona qui è una zona di stoccaggio di materiale. Quindi tutto quello che c'è sugli scaffali sono
fra scatole per la spedizione, quindi imballaggio esterno. Ah, ok, tipo questi. Sì, esatto, e accessori che sono in stoccaggio qui direttamente. Qui invece immagino qui, refurbishment area, quindi esatto, qua risistemate esatto gli iPhone. Quindi se va pulito, là in fondo esatto sistemate. Invece qua proprio qui invece, le prime riparazioni. Esatto, sarebbe quella strada che prendono... quella di qua. Quella, esatto. Ok. Allora, qui vengono portati tutti i dispositivi che devono subire una riparazione hardware sostanzialmente, quindi tra LCD, batteria, dock, tutto quello che riguarda l'hardware. Allora, qui stiamo facendo un cambio batteria. Sì. Qui stiamo andando a sostituire la batteria. Ok, quindi magari non aveva altri tipi di problemi, esatto, ma togliamo solo la batteria. Esatto, anche perché loro conoscono perfettamente, dalla, ovviamente dopo il test, che tipo di riparazioni devono eseguire. Hanno un barcode che scansiona il prodotto, gli esce la riparazione direttamente sull'iPad. Ah, lì lo sta scaldando. Lo sta scaldando per staccare. No, sei preparata. Delle cose le so anch'io. Sei preparata. Invece scusami, quella roba lì che cos'è? Sostanzialmente questa macchina qui aiuta soprattutto per gli ultimi modelli, quindi diciamo dalla serie 12, quelli lì piatti squadrati fondamentalmente, okay, nell'apertura. Evita che il tecnico durante l'apertura possa danneggiare l'LCD. Quindi questa macchina ci aiuta ad aprire i dispositivi. Ah, pensa a te. Ma quindi avete tutto un processo di... cioè sei tu, perché tu sei il master and commander della parte tecnica, se non ho capito sì, male, esatto, che ogni tot decidi di proviamo dei nuovi... Esatto, sì, facciamo ricerca e sviluppo. Macchinari, magari delle nuove tecniche, perfetto, di riparazione. Sì, sì, sì. E tra l'altro prima ho visto che c'erano anche dei Samsung e sì, quindi non fate solo iPhone. No, assolutamente no. Allora, noi... giochi senza frontiere, perché ognuno viene deve essere riparato in modo differente, corretto? Quindi ognuno, ogni tecnico ha la formazione per ogni singolo prodotto, quindi sia dal test che alla riparazione, perché parliamo di iPhone, quindi sì, ok, poi abbiamo gli iPad, abbiamo i Mac, gli Apple Watch, i Samsung, quindi la serie S e Note dei la Samsung. Switch, il MacBook, L'iMac, PlayStation 5, l'iMac, esatto, basta, cioè ho imparato, li ho imparati a memoria. Bravo. Invece di qua sempre testing, di okay qua sì, c'è tutta anche la parte testing e qui invece c'è la parte di pulizia e igienizzazione, quindi quando il dispositivo ha finito il processo, dopo la riparazione il dispositivo ritorna nell'area test, quindi viene... Ah, giusto, perché bisogna verificare che stia funzionando. Esatto, esatto, quindi viene effettuato un altro controllo e dopodiché passa, se è tutto ok ovviamente, in quest'area. Qui c'è tutta la parte di igienizzazione e pulizia, quindi utilizziamo prodotti specifici che non vanno a danneggiare l'audio, le varie uscite, insomma, con liquidi, eccetera. Viene scatolato il prodotto nella nostra scatola Trend Device. Alla fine di questo processo viene inserito all'interno della scatola di spedizione, così è già pronto per l'acquisto. Tra l'altro mi dicevi una roba matta, che c'è gente che vuole la scatola originale. Voi avete sì anche quelle volendo? Sì, sì, abbiamo anche quelle. Quindi c'è la possibilità di acquistare anche la scatola originale insieme al prodotto. Pensa a te. Poi, cosa succede? Se il telefono ha dei problemi un po' più gravi, perché può essere, sì, immagino che arrivino degli iPhone che non sono in condizioni esatto perfettissime. Esatto. Abbiamo un altro che mondo. Che succede? Te lo porto a vedere? Vai, andiamo. Andiamo. Andiamo a vedere l'altro mondo. Come viene effettuato il rating del grado? Cioè, esatto, i gradi sono solo estetici, sono corretto? Sono solo ed esclusivamente estetici. Okay. Il funzionamento, la batteria, eccetera, sono tutte quante garantite, anche secondo gli standard proprio della casa madre, quindi dall'80% che è il minimo che garantisce Apple, okay, 80% di batteria, batteria, fino al 100% ovviamente. Fermi tutti, ma non vi ho ancora detto che Trend Device ha anche dei negozi. Potete quindi vedere e toccare con mano i prodotti ricondizionati, così verificate di persona le differenze tra i diversi gradi. E già che ci siete, potete portare anche i vostri vecchi dispositivi, farli valutare e venderli. Questa è la macchina magica, giusto? Sì, sì, e fra l'altro siamo fra i pochi in Italia che hanno questa tipologia di macchina. Questa qui ti fa entrare un dispositivo che è graffiato. Ok. E ti fa uscire. Non ti voglio svelare niente, te lo faccio vedere dopo. Ma è un tappeto quella roba lì. Sì. Cos'è? Un tappeto che gira? Sì, sì, è un tappeto con dei giunti. E poi abbiamo lì invece una sostanza, quindi è un liquido particolare,
che serve appunto alla rimozione dei graffi. Lui lì cosa sta facendo? Lui lì lo sta sigillando. Sigillando in modo, che il liquido, esatto, non entri. Aspetta, all'interno. Fammi vedere cos'è che fa. Vieni. Come vedi lo sta sigillando, così evitiamo che il liquido entri all'interno del prodotto e lo danneggi. Okay. Quindi lasciamo scoperta solo la parte interessata. Poi c'è un trattamento UV. Ah, boh. Per vulcanizzare. Esatto, sì, esattamente. Poi dopo va nella macchina. E... Sì, ma che tipo di graffi? No, adesso fammi capire perché. Tutti. Tutti i graffi. Tutti i graffi. Allora, ci sono graffi che vengono attenuati perché magari sono un po' più profondi. Ok. Ok, quindi vengono attenuati, però si migliora tanto anche l'esperienza utente quando acquista magari anche un grado B. Okay. Sì, anche perché se c'hai quelle righe proprio sullo schermo, per come sono fatta io, ci sono le righe, le guardi, ci sono le righe. Le, ovviamente. Ovviamente. Cioè. Quindi qua è sempre la stessa macchina? Sì, allora questa qui è il primo passaggio in realtà, quindi questa qui è automatizzata e ti sigilla il prodotto. Ok, quindi lui ha messo tutto qua intorno. Tutto qua intorno, esatto. Come vedi si crea una specie di gomma sostanzialmente. Beh, può essere o frontale o la parte frontale. Ammazza quante righe, esatto, che c'ha questo. In camera si vedono, guardate qua, dovrebbero vedersi qua in basso, queste qua in alto. Sono tutte righe leggere, però di logoramento. Mettiamo dentro? Lo vediamo? Vai. Okay. In tutto ci mette 15 minuti per ripristinare, diciamo, la condizione di precedente. Io direi. E mettiamo dentro e poi perfetto. Andiamo. Va buono. Di qua cosa succede invece? Di qui c'è ancora un altro mondo. Ah, un altro mondo. Sì. Pieno di mondi. È pieno di mondi, sì. Trend Device si sviluppa in mondi. Partendo da questa, che è invece la postazione per le riparazioni su scheda madre. Ok, quindi sulla scheda logica. Sostanzialmente sarebbe il secondo livello di quello che abbiamo visto giù. Quindi qui viene ripristinato un dispositivo che magari può aver problemi su scheda madre. Ok, quindi col microscopio. Esatto. Sì, anche perché lavorare è molto molto complicato e difficile. Quindi o fate riparazioni oppure, ho capito bene, possono essere utilizzati come pezzi di ricambio. Sì, esatto. Allora, noi abbiamo anche delle schede donatrici, ovvero sarebbero quelle schede madri dove purtroppo non è più possibile fare nulla. RIP. Ok. Finita. E quindi da lì andiamo a recuperare vari componenti come condensatori, processori, tutto quello che riguarda sostanzialmente anche connettori della scheda madre. E li andiamo a trapiantare su schede madri funzionanti, ma che hanno quello specifico componente che invece è danneggiato. Quindi in ottica di riciclo non si butta via niente, no. Si cerca di tenere tutto quello che serve. Sì. Però ti faccio una domanda, se io da utente che magari non ne sa tantissimo, sì, ti dico ma quello è una roba usata, non è nuova, mi stai dando un qualcosa di logoro, di utilizzo, no, usato? Cioè l'hardware quanto dura? Cioè l'hardware non si deteriora fisicamente? No, esatto. Okay. Resta così, cioè anche perché poi viene fatto un processo e un trattamento che comunque consente all'hardware di restare in questo stato. Non è come il colore, ecco, della macchina che magari col sole dopo anni sbiadisce. Ok, quindi questo c'è. Poi però recuperate anche qualcos'altro, giusto? Sono gli LCD, sì, che sono lì. Sono gli LCD che invece sono lì, ti porto a farli vedere. Allora, qui ricondizioniamo anche l'LCD. Quindi questo non è una sostituzione, cioè qui si fanno anche le sostituzioni o solo il recupero? No, qui si fanno anche le sostituzioni, okay. Quindi manteniamo cosa LCD. Cosa fa? Cosa sta facendo? Adesso sta inserendo tutto all'interno di questa macchina, okay, che va a pressare sotto vuoto l'LCD, okay, con il vetro nuovo, perché noi abbiamo inserito un vetro nuovo in questo caso. Dopo si sposterà da qui e andrà sotto, in questo sportellino che vedi. Okay, sotto. Ok. Lì è la bubble machine, la chiamiamo noi, quindi sostanzialmente va ad eliminare, una specie di centrifuga, va ad eliminare tutte le bolle che sono in eccesso. Quindi mentre è stato posizionato, esatto. E Cosimo, c'è del green in tutto questo, mi sembra, sì, vero? Sì, esatto, sì. Ti faccio vedere alcuni pezzi che noi andiamo a recuperare, quindi a ripristinare. Per esempio, questi qui sono degli LCD che abbiamo recuperato da dispositivi che purtroppo ci hanno lasciati. Esatto, okay. Sì. Ok, quindi questo è stato recuperato, da un altro iPhone. Esatto. Ed è pronto per essere magari utilizzato su un altro dispositivo per una riparazione. Abbiamo quindi un prodotto originale perché arriva da un altro iPhone sostanzialmente, ma sì, non abbiamo buttato via niente ed è tutto riutilizzato. Esatto. Quindi c'è quello, poi cosa abbiamo altro? Qui questi sono i vetri? I vetri che utilizziamo, esatto, sono tutti quanti certificati Gorilla Glass, quindi vengono utilizzati per poi a sandwich comporre il vetro LCD.
E quanto manca lì? Allora, qui abbiamo ancora qualche altro minuto di attesa. Ah, e allora dobbiamo aspettare un attimo. 5 minutes later. Fai pure come se stessi lavorando normalmente, non ci sono delle telecamere che ti riprendono. Allora, vedo, caro Cosimo, vai, che qua sotto, mm-hmm, dove ce n'erano tantissimi, qualcosina è rimasto. Il, sì, resto è diventato praticamente nuovo. Quindi mi sa che ha bisogno di un'altra passata. Esatto, sì. Dicevamo fino a 3 passate, giusto? Esatto, fino a 3 passate. Quindi questo qui ha bisogno di un ultimo giro, probabilmente. Almeno ad occhio ti dico questo. E poi sostanzialmente, wow, questi micrograffietti che vedi qui. Funziona anche con la faccia? Purtroppo no. No. Ci ho provato, ma no. L'ultima cosa, che cos'è il trattamento olofobico? Diciamo che è la cosa per non far vedere le impronte, no? Sostanzialmente sì. Ma invece faccelo vedere. Guarda, come ti faccio si vedere vede proprio le differenze. Vai. Allora, questo qui è senza olofobico. Okay. Ok, quindi ancora non ha subito il trattamento, è solo uscito dalla macchina. Quindi questa è acqua. Se io metto dell'acqua, vedi che non si creano le classiche palline che invece si creano, ma resta una pozzanghera. Okay. Esatto, sì, infatti vedi che scivola con difficoltà e resta in questo modo. Okay. Ora te ne faccio vedere invece uno che ha appena terminato il trattamento oleofobico. Guarda la differenza. Ah, rimangono goccioline tutte così. E infatti, tant'è vero che se io... Eh sì, sotto la doccia quando capita che cerco di cambiare le tracce di Spotify, che non e invece riesco, non è questo. Succede quella roba lì. Esatto, ah, okay, esatto. Allora, che te ne è parso? Dammi... Allora, sapevo più o meno come erano i passaggi, perché so che cos'è il ricondizionato, e dopo che ho scoperto cosa fosse ricondizionato, mi sono accorta che c'era necessità di spiegarlo, no? Perché sì, si fa la confusione tra l'usato e il ricondizionato. Ma la cosa che ho visto qui è innanzitutto un posto immenso, grandissimo, ma la passione nei tuoi occhi prima di tutto. E il fatto anche che continuate a cercare di trovare delle soluzioni diverse, anche quella del Trend Device Plus, di cercare di dare dei servizi in più. Devo essere sincera, non è proprio da tutti questa cosa. E, mi lascia sempre un po' di speranza, perché uno dice sì, è un'impresa, bisogna fare profitto, perché è giusto che sia così. Sicuramente. Ma ho visto nei tuoi occhi e negli occhi degli altri un qualcosa di diverso, che è la soddisfazione del cliente, che non è davvero da tutti, quindi... Davvero ottimo lavoro e grazie. Complimenti. Grazie mille. Per tutto. Bene, il mio tour qui è finito. Grazie mille Cosimo per il tuo tempo. Spero di avervi raccontato qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, perché a me piace tantissimo fare i giri in queste aziende italiane e vedere come funzionano, come si lavora, perché c'è davvero tanta passione dietro. Quindi niente, io vi bacio, vi abbraccio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!